Buongiorno a tutte ragazze, non ne posso più, sono 20 volte che registro l'intro, sto impazzendo. Allora, benvenuti al primo video review che inaugura la serie, la review bio. Vi avevo parlato ad ottobre di questa nuova serie che volevo fare, questa nuova serie di video che volevo fare, e si tratta di video in cui vi recensisco dei prodotti che hanno un inci verde o dei prodotti bio. Non è la stessa cosa perché un prodotto ad inci verde non è detto che sia bio e viceversa. Un prodotto bio è un prodotto che contiene tra gli ingredienti appunto alcuni ingredienti che sono di origine biologica, tipo che ne so, contiene fiori di loto provenienti dalle coltivazioni biologiche della Cina, per dirvi. Un prodotto ad inci verde magari può non contenere ingredienti biologici, ma ingredienti naturali. Comunque, giusto per specificare, ecco. Allora, il marchio di cui voglio parlare oggi è la Crimalox Mineral, che è un marchio di cosmetici tedesco. Allora, la Crimalox mi ha inviato 6 sample ad agosto e quindi ho provato questi sample per tutto questo periodo, diciamo fino ad adesso, e vorrei recensirveli. Allora, tra i sample che mi ha inviato li ho scelti io e ho scelto 4 ombretti di due linee diverse, una cipria e un correttore. Ora vedrete che guarderò in basso ogni tanto perché ho il PC sotto, perché mi serve per orientarmi sui prezzi, perché non li ricordo a memoria, quindi per dirvi le la grammatura, il prezzo di ogni prodotto, ecco, in genere non lo faccio, però in questo caso mi serve avere un riferimento, quindi giù ho il post che ho fatto sul blog dove ho scritto tutti i prezzi e tutto. Quindi, cominciamo subito. Per quanto riguarda gli ombretti, ve li farò vedere sia swatchati con il dito, sia swatchati col pennello, per farvi vedere la differenza. Poi, se volete, sul blog trovate l'ombretto swatchato da asciutto, da bagnato e insomma applicato sull'occhio. Ne parleremo tra un attimo. Cominciamo innanzitutto con il correttore. Allora, la Crimalux, anzitutto, è una ditta tedesca, appunto, quindi spedisce dalla Germania e produce make-up minerale. Produce sia ombretti, blush, correttori, cipri, eccetera, e produce anche pennelli. Tra l'altro, i pennelli della Crimalux sono ottimi. Allora, io non li ho, però c'è una mia amica che ha il Kabuki della Crimalux ed è morbidissimo, è sintetico ed è morbidissimo. Comunque, veniamo a noi. Il primo prodotto di cui vi parlo è un correttore, allora, che appunto è in un formato sample. I formato sample sono i formati piccolini, così, sono jar da 0, da 5 ml che contengono, nel caso del correttore, 0,5 grammi di prodotto. Allora, la quantità di prodotto contenuta in una jar dei sample dipende dal peso specifico della polvere. Quindi, se la polvere è più pesante, ci sarà meno prodotto. Per esempio, in questo caso la jar è riempita fino a metà. Se invece la polvere è più leggera, la jar sarà più piena, lo vedrete nel caso degli ombretti. Quindi la jar di sample di correttore arriva piena all'incirca fino a metà, cioè voi vedete questo prodotto era leggermente più piena, manca quello che ho utilizzato io, appunto. Il correttore che ho scelto io è in tonalità 01. La Crimalux produce sia correttori color carne sia correttori colorati, quindi giallo, verde, azzurro, insomma, correttori per le varie discromie. Io ho scelto quello in tonalità, diciamo, color carne numero 01 ed è questo qui. E contiene questi ingredienti. Ha una scadenza di 12 mesi, appunto, e contiene 0,5 grammi il formato sample. Le jar arrivano chiuse da un sifter di plastica, che poi voi potete togliere o potete lasciare, insomma, a seconda di come vi viene comodo. E allora il correttore minerale preso con il dito è questo qui, questo colore qui. Il punto qual è? Che questo correttore è troppo chiaro, quindi ho sbagliato io a scegliere il colore. Siccome mi serviva per le discromie, ho detto dai, prendo un colore chiaro, prendo il più chiaro, così vado sul sicuro, perché, cioè, vedete, io non sono tanto più scura del bianco, ecco. Però questo è veramente troppo chiaro. E il punto è che non si riesce a mascherare neanche con il fondotinta minerale, perché comunque si vede che è più chiaro. Infatti, se vedete, è così, è proprio bianco. Anche se l'ho andata a sfumare, resta comunque il correttore, si vede perché è coprente come prodotto. Infatti, se vedete, se io lo sfumo, cioè, se vedete, io lo sfumo e resta comunque coprente, quindi va a coprire bene le macchie chiare, però quelle scure no. Quindi copre bene le macchie chiare e i rossori, però è troppo chiaro, quindi ho cannato io col colore. Quindi se dovete comprare un correttore color carne, scegliete un tono più scuro dello 01, perché è veramente chiaro, ok? Si è capito. Il correttore in formato full size invece è venduto in una jar da 20 ml, quindi una jar più grande, e contiene 4 grammi di prodotto, quindi tantissimo. Se calcolate che 0,5 è una jar di queste, ne serve veramente poco, diciamo che va bene. Quindi questo era il primo prodotto. Altro prodotto di cui vi parlo è la cipria. Di cipria ce ne sono tantissime e tutte diverse. C'è quella a base di silica, quella a base di mica, quella a base di caolino, insomma ogni cipria ha i suoi ingredienti. Poi potete scegliere a seconda di quella che vi serve. Per esempio io ho scelto la Crimalux Mineral Poudre Matte. Penso si pronunci così, perdonatemi, io non ho mai studiato tedesco. Così. E contiene mica e caolino. Vedete? Eccoli qui.
la cipria si trova in una giara appunto da 5 grammi, da 5 ml e contiene 0,5 grammi di prodotto. La cipria matte, quindi a base di caolino, è bianca, quindi non è come una cipria a base di mica, per esempio. Questa è leggermente più pesante, se vogliamo, come consistenza, ma neanche tanto. Ve la faccio vedere sulla mano. Eccola qui. È piuttosto bianca, tende leggermente a sbiancare il fondotinta. Infatti, se io la vado a sfumare, si vede che è un po' bianchina, quindi tende leggermente a sbiancare. Il che per me non è proprio un contro, anzi, è un pro perché la utilizzavo sui fondotinta scuri, quindi me li andava a schiarire. È così. L'unica cosa che non mi è piaciuta di questa cipria è che non mantiene opaca per tutto il giorno. Diciamo che dopo 2-3 ore al massimo io la dovevo andare a riapplicare con la pelle grassa. Con la pelle secca che ho adesso mi va bene, però insomma tenetelo in conto, se avete la pelle grassa magari optate per un'altra cipria a base di mica, vi consiglio, poi fate vobis. Insomma non mantiene opaca tutto il giorno con la pelle grassa purtroppo. Con la pelle che ho adesso appunto dicevo che è secca, mi mantiene tranquillamente opaca anche la BB Cream che comunque è piuttosto grassa come consistenza, quindi mi è piaciuta tutto sommato, un po' meno consigliata per le pelli grasse, ecco. La cipria in formato vendita standard, quindi in formato grande, è venduta in una giara da 30 ml, quindi una giara molto grande, e contiene 5 grammi di prodotto e costa 10,95 euro. Il correttore in full size, non ve l'ho detto, viene 6,95 euro. Però insomma con i sample ci fate parecchio, quindi per il correttore va bene anche il sample secondo me. Veniamo ora agli ombretti. Allora, gli ombretti della Creamox si dividono in tre categorie. Ci sono gli ombretti matte, gli ombretti shimmer e gli ombretti glamour. Gli ombretti matte sono ombretti completamente opachi, appunto. Gli shimmer sono gli ombretti perlati e gli ombretti glamour sono gli ombretti super perlati che contengono glitter. Perlomeno da quello che ho potuto vedere io sono così. Io ho scelto due ombretti matte e due ombretti glamour. Cominciamo con i matte. Sono venduti sempre nei sample da 0. Sono venduti sempre nei sample da 5 ml e gli ombretti però contengono 0,3 grammi, quindi contengono meno prodotto. Anche qui diciamo, la pienezza della giara dipende dal peso della polvere. Infatti, se vedete questi due che sono matte, abbiamo il più chiaro che è il numero 13 che contiene più prodotto, che è questo. Invece il numero 15, che è il marrone più scuro, vedete, ne contiene decisamente meno. Ce n'era un po' di più nel marrone, l'ho usato io, però comunque non era tanto più pieno, ecco. Quindi calcolate questo. Allora, cominciamo appunto dal numero 13, che fa parte della linea matte. Allora, il numero 13, ve lo faccio vedere prima con il dito e poi col pennello. Allora, il numero 13 contiene questi ingredienti qui. Eccoci. E allora, preso con le dita è questo qui, risulta molto più chiaro rispetto a come lo vedete, perché se lo vedete nella jar, vedete, sembra un nocciola. Preso sul dito già si vede che è più chiaro, vedete? Ve lo faccio vedere sulla mano, applicato con il dito e applicato con il pennello per farvi vedere la differenza. Applicato con il dito, il risultato è quello che vedete qui, questo qui. Applicato con un pennello, questo è quello di Elf, ve lo applico sotto, il risultato è questo. Comunque, se vedete, resta scrivente sia con le dita sia con il pennello, anzi, col pennello forse anche più scrivente. Questo è un pennello a setole compatte della Elf, le Shadow Sea Brush. Quindi, come vedete, resta coprente. Questo colore mi è piaciuto molto, solo che nonostante sia un matte, ha una leggerissima satinatura. Cioè, se vedete, non è proprio opaco, 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 ecco, ha una leggera satinatura. È molto bello e questo qui in genere io lo uso mettendolo sulla palpebra mobile e poi sfumandolo con il marrone, che è il numero 15, che adesso vi faccio vedere. Mi piace moltissimo questo colore e devo dire che la Creamolux è l'unica ditta minerale in cui i colori matte durano più degli shimmer. Cioè, che assurdo! Io, credetemi, ho provato diversi ombretti minerali di diversi brand. La Creamolux è veramente l'unica per cui gli ombretti matte resistono tutto il giorno con un primer, cioè non si spostano, non stingono, non scoloriscono, non sbavano, insomma, fantastici. Gli ombretti matte mi sono piaciuti tantissimo. E quindi questo qui era il numero 13, abbiamo detto. Gli ombretti in full size invece sono venduti in giar da 10 ml e costano 5,95 euro, quindi non costano neanche tanto, e contengono 2 grammi di prodotti full size. L'altro che vi mostro invece è il numero 15, è questo macchia da morire, quindi attenzione, che è un marrone cioccolato meraviglioso. È questo, come lo vedete, è un color cacao. È bellissimo, io mi sono innamorata di questo ombretto, infatti farò un ordine per prendere lui in full size perché è bellissimo. E appunto il numero 15 contiene questi ingredienti qui, si è anche staccata l'etichetta, quindi capiamoci. Ha un unico ingrediente che è questo.
ed è un marrone cacao. Allora, attenzione col numero 15 perché è molto 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 pigmentato, quindi macchia qualsiasi cosa con cui venga a contatto. Quindi se vi truccate con una maglietta chiara state attenti, veramente dico, macchia. Allora, ve lo faccio vedere sempre prima con le dita e poi con il pennello. A parte che con le dita ne sto prendendo pochissimo, ora ve lo faccio vedere anche da vicino, scrive da Dio. Allora, questo è il numero 15 con il dito, lo vado ad applicare adesso con il pennello, sempre le Shadow Sea Brush della Elf. Eccoci. Allora, col pennello si dà un'applicazione più sfumata e se vedete praticamente cosa succede, che da marrone cioccolato scuro diventa un marrone con riflesso rossastro. Rossiccio, rossastro, insomma questo, ed è bellissimo, quindi una volta sfumata assume questa tonalità più rossiccia ed è bellissimo, appunto sta benissimo secondo me con chi ha gli occhi verdi questo colore, cioè veramente tira fuori il verde dell'iride, quindi ok, e mi piace un casino, scrive tantissimo, dura tranquillamente tutto il giorno pur essendo matte, parliamo di ombretto senza base colorata, quindi solo con il primer, quindi ottimo, cioè, questo ombretto assolutamente se fate un ordine io ve lo consiglio, è bellissimo, mi è piaciuto veramente tanto. Allora, per gli ombretti, vi dicevo prima, nel post che ho fatto sul blog, che vi linko se riesco qui, visto che adesso si dovrebbe poter linkare qui, in ogni caso lo trovate nel box informazioni, link al blog, vedrete l'applicazione di questi ombretti sulle palpebre sia da asciutto, sia da bagnato e sia con una base colorata sotto, quindi per farvi vedere diversi effetti che fanno, quindi li vedrete applicati sulla palpebra nei tre modi, per cui se vi interessa l'applicazione da bagnata o quindi se mi interessa l'ombretto applicato bagnato o l'ombretto con una base colorata sotto vi rimando al post sul blog, quindi se mi interessano le diverse applicazioni vi rimando lì, non ve le faccio qui perché è un po' complicato struccarsi e ritruccarsi in questo momento, anche perché devo uscire tra un po', quindi è un po' complicato. Gli altri due ombretti invece fanno parte della linea Glamour, che appunto è la linea shimmer con dei glitterini all'interno, e sono questi due. Allora abbiamo il numero 65, che è questo oro, sempre nella jar da 5 ml, e questa è piena fino a metà circa, la jar. Aspettate che... ok, eccoci. È una jar piena fino a metà circa. Ricordo che le jar vengono 1,95 con i sample. Cioè le jar con il formato... insomma, i formati sample nelle jar piccoline vengono 1,95. Ed è pieno fino a metà. E l'oro contiene questi ingredienti qui. È a base di mica. E questi sono gli ingredienti. Vedete il marrone come ha macchiato ovunque praticamente. Allora, il colore oro tra i due Glamour è quello che mi è piaciuto meno tra gli ombretti, perché preso con le dita è un colore oro molto bello, ed è questo qui, è un oro molto luminoso glitterato, che vi faccio vedere sulla mano, eccoci, è questo, vedete è un colore oro luminosissimo. Ve lo faccio vedere anche applicato con il pennello. Stavolta lo applichiamo con un pennello penna piccolino. Adesso vi faccio anche lo zoom. Quindi lo vado ad applicare sulla mano con un pennello. Allora, queste sono le due applicazioni. Quindi sopra con il pennello, sopra con il dito, sotto con il pennello. Risulta scrivente in entrambi i modi. Il problema di questo colore oro è che se non viene messa una base sottocolorata o se non viene usato bagnato, quest'oro dopo pochissimo sparisce, cioè dura sulla palpebra un quarto d'ora, dopodiché svanisce, non si vede più. Ora io ve lo faccio vedere sugli occhi perché il trucco che ho realizzato l'ho fatto con questi ombretti, quindi dopo che finisco di farvi vedere vi faccio vedere il trucco. Comunque l'oro deve essere utilizzato o bagnato o con una base dorata sotto, perché appunto da solo non resiste. E infatti vi dicevo che gli ombretti shimmer nel caso della Cremolux durano meno dei matte, in genere il contrario. Quindi questo mi piace sì, ma da bagnato, da asciutto no. Oppure da asciutto si può utilizzare su altri colori, perché comunque non è scurissimo come oro, quindi non va ad alterare tantissimo il colore di base. L'altro colore della linea Glamour, quindi l'ultimo prodotto, è il numero 76. Ed è ovviamente un borgogna, cioè se mi conoscete sapete che io adoro il borgogna sugli occhi. Questo invece è in formato, questo formato sample invece è pieno, quindi la polvere è più leggera. Contiene questi ingredienti qui. E adesso ve lo faccio vedere, questo mi piace molto come ombretto. È un bel punto di borgogna, quindi non è né troppo scuro né troppo chiaro. Ok, eccoci. E allora ve lo faccio vedere sul dito, che è questo qui, sulla mano, questo scrive veramente tanto. Tra l'altro questo qui è setosissimo da sfumare, quindi ne mettete poco e lo sfumate col pennello, ne serve veramente poco e si sfuma bene.
ed è veramente seta sugli occhi, e lo vado ad applicare con un pennello morbido sotto. Cioè, è seta sia sulle mani sia sulle palpebre. Fantastico questo ombretto. Sopra l'applicazione con le dita, sotto l'applicazione col pennello. Preferisco farveli vedere così in modo che capiate la coprenza, perché non è uguale se vedete. Quello applicato col pennello, quindi quello sotto, è leggermente meno coprente. Allora, è un bellissimo borgogna. Lì sembra che ci sia del fucsia, in realtà no. Vi assicuro che è rosso, rosato, non è fucsia. È molto bello come colore. Appunto, tra quelli che vi ho fatto vedere è quello che si sfuma meglio, è veramente seta sulle palpebre e quindi ottimo. Quindi gli ombretti mi sono piaciuti molto, devo dire, a parte il dorato che un po' stinge, gli altri mi sono piaciuti molto. Ve li faccio vedere applicati sugli occhi. Allora, il trucco occhi, dicevo, l'ho realizzato con questi ombretti. Ho messo allora, quindi il dorato che vedete all'angolo interno qui è il numero 65. L'ho applicato da asciutto con questo pennello qui, con un pennello penna. All'angolo interno dell'occhio. Poi ho messo il borgogna, che è l'ultimo che vi ho fatto vedere, quindi il 76, che è questo borgogna meraviglioso, io lo adoro questo colore. Sono tutti senza base, c'è solo il primer. E poi nella piega dell'occhio qui, quindi all'angolo esterno e nella piega, ho sfumato il marrone matte, il numero 15, che è bellissimo. Quindi il risultato è questo. Il trucco mi piace molto. Se volete vedere tutti gli ombretti da asciutti e da bagnati, appunto vi rimando al blog, ma l'avete capito, ve l'ho già detto. Ultima cosa che vi volevo dire: allora, il costo della spedizione è 6,95 euro, che se calcoliamo che arriva dalla Germania non è caro, perché Lush dall'Italia spedisce allo stesso prezzo, se non di più, ed è in Italia. Quindi il costo della spedizione è 6,95. Tempi di spedizione all'incirca una settimana, almeno il mio pacchetto è arrivato in una settimana, quindi sono abbastanza veloci nello spedire. E quindi questo è quanto. Io spero che questa recensione vi sia stata utile. Se avete delle domande, lasciatemele nel box informazioni. Vi mando un bacione grande, vi ringrazio per aver visto il video e se volete ci vediamo al prossimo. Ciao!